Oggi sostituiamo il nostro Toyota con un meraviglioso Land Rover nero. E questo succede per un'ottima ragione. Vogliamo andare a vedere le dune costiere. Mi è stato promesso, oggi ti aspettano dune sabbiose direttamente in riva al mare, foche e fenicotteri. E ogni promessa è debito. E più tardi ci occuperemo anche del tema time-lapse. Nel frattempo ci spostiamo da Dead Valley verso il mare a nord e la nostra base e luogo di pernottamento è l'hotel Delight a Swakopmund. Da lì costeggiamo la baia di Walvis per ritornare in seguito al Namib Naukluft National Park. A differenza di Sossus Lay, dove la sabbia è piuttosto arancione o rossa, qui dominano le dune di colore giallo chiaro che confinano direttamente con l'Atlantico. Qui vivono grandi colonie di foche che non hanno nemici naturali. Inoltre possiamo fotografare grandi stormi di pellicani e fenicotteri. Quando parliamo di creare un time-lapse o video accelerato, i confini tra fotografia e filmato si confondono e quindi è il momento di cedere la parola al nostro cameraman Stefan Klein. Il time-lapse è il primo passo verso l'animazione e viene ottenuto attraverso l'unione di una sequenza di 25 fotogrammi al secondo che vengono successivamente accelerati. Essenzialmente un filmato. Voglio darvi esempi su come affrontare questa tecnica e come ottenere i risultati migliori. La prima domanda: per che cosa viene utilizzato il time-lapse? Il time-lapse si usa per catturare cambiamenti minimi che avvengono in tempi lunghi. Per esempio, potremmo registrare il tramonto del paesaggio. Per farlo, mettiamo la fotocamera sul supporto e inquadriamo il sole. Per enfatizzare il tutto, posso usare uno slide che aggiunge profondità e movimento allo scenario. La seconda domanda: cosa mi serve per un time-lapse? Prima di tutto, serve un treppiede per prevenire vibrazioni durante l'esposizione. Poi, controllare che le batterie siano completamente cariche e abbiamo sufficiente spazio libero nella scheda di memoria. Vogliamo evitare di interrompere improvvisamente il time-lapse nel bel mezzo del tramonto e non poter così portare a termine il nostro filmato. Non può mancare anche il cosiddetto intervallometro, un aggeggio che programma l'intervallo di scatto. A questo punto dobbiamo predisporre la fotocamera e impostare una messa a fuoco manuale. Dobbiamo soprattutto evitare che la camera cerchi un nuovo punto focale ad ogni scatto. Inoltre, disattivare lo stabilizzatore, altrimenti la fotocamera correggerà ciascuna immagine in maniera diversa. Impostiamo i tempi di posa in manuale. Significa che utilizziamo una sola esposizione, mantenendo le variazioni di luce, oppure scegliamo la priorità diaframma. In questo modo possiamo vedere come cambia lo scenario mantenendo una esposizione coerente tra le foto. Avremo in entrambi i casi un'esposizione perfetta, ma possiamo constatare come le condizioni di luce cambiano di conseguenza. Avrete già visto i filmati che iniziano con il sorgere del sole e terminano con l'apparizione delle stelle. Un altro fattore da considerare è se ci sono elementi instabili in primo piano. Ad esempio questi arbusti, che se si muovono al vento, potrebbero disturbare, un effetto che preferirei evitare. Da ultimo, va capito quanto dura l'evento che intendo riprendere. In questo modo posso calcolare il numero e la frequenza degli scatti. Per chi fosse interessato ai dettagli tecnici, raccomandiamo l'ebook di Gunther Wegner, nostro partner della Color Class. Una guida che espone in maniera completa questa tecnica video. A proposito, Gunther è già stato in Africa e ci ha fornito alcune composizioni per l'episodio. Cercate i film a disposizione sul suo sito, ne vale la pena.
Sulla costa abbiamo avuto l'occasione di riprendere animali come foche, fenicotteri e pellicani. Il deserto invece ci ha dato un'impressione un po' desolata. Ma l'apparenza inganna. Abbiamo avuto modo di constatarlo con piacere durante il Living Desert Tour, attraversando ad ovest il parco nazionale di Dorob, che confina con Swakopmund. Senza l'occhio esperto della nostra guida Chris, ci sarebbero sfuggiti innumerevoli animali. Ecco qui per esempio un serpente del Namib ben camuffato, noto anche come vipera nana. Anche questa lucertola sarebbe passata inosservata senza l'aiuto di Chris. Per scusarci del disturbo, le abbiamo lasciato un paio di gustosi vermi. Anche in una semplice buca nella sabbia, Chris riesce a scovare un magnifico gecko dai colori vivaci. Per lasciare il minor numero possibile di tracce, continuiamo in fila indiana. Si dice che nelle vicinanze viva un camaleonte estremamente vecchio.